Il ritiro mi sembrava nell'aria già da qualche giorno, e anche poi con il fatto di aver avuto un altro attacco di Covid ha accelerato probabilmente i tempi. Noi abbiamo lavorato bene con l'amministrazione Biden, ora rispettiamo tutte le scelte che faranno gli americani, confermando il fatto che le relazioni transatlantiche per noi rappresentano una priorità della politica estera, e chiunque sarà il Presidente degli Stati Uniti sarà il nostro interlocutore. Non tocca a noi interferire nella campagna elettorale degli Stati Uniti, seguiamo con grande attenzione ma con grande rispetto, convinti che chiunque sarà il Presidente degli Stati Uniti, l'Italia rimarrà un interlocutore privilegiato della più grande democrazia del mondo.